Penso di no. Penso di no perché quello che ha visto oggi lo vedo in pochi stadi italiani. Penso di no perché giocare qui o allenare qui è un'esperienza unica. E se poi uno vive la gioia di un popolo come una pressione insopportabile è malato. Perlomeno per quanto riguarda la mia mentalità è malato. Napoli ti dà amore, la città ideale per vincere qualcosa e sarebbe anche la città più bella dove vincere qualcosa. Poi ci sono delle situazioni contingenti che in questo momento lo fanno diventare difficile, perché non siamo la società più ricca d'Italia, no, non siamo la società più potente d'Italia, e quindi c'è da andare sopra a tante difficoltà, ma che non sono inerenti alla città. Chiaro, certi episodi possono spostare lavori. Se si parte dai soldi, se io e te se entra in una concessionaria, io in tasca 5 milioni e te 500 mila euro, la macchina va più forte, la compro io. Non ci sono dubbi. Quindi che i soldi poi facciano la componente anche tecnica della squadra a livello di valori individuali, questo è indubbio. Poi gli episodi incidono. Nella 35esima giornata, se te togli le differenze d'orario e prendi i minuti della partita, fra il 43esimo della partita di Milano e il quarto minuto e 30 secondi della nostra partita, siamo passati dalla possibilità di essere sopra a 4 punti e campionato finito. Quindi è chiaro che qualche episodio nei momenti topici di una stagione può andare a determinare qualcosa. Quello purtroppo è così. E noi non siamo stati fortunati negli episodi, siamo la squadra che ha preso più pali, siamo una squadra che con una rosa ridotta ha avuto 4 infortuni, 2 Milik e 2 Gulam di grande entità. Quindi sicuramente questo è un qualcosa, nella nostra stagione qualcosa ha inciso in negativo. Ma sai, quello che ti fa vivere questo popolo è un qualcosa che incide in maniera pesante, ma incide anche nel metterti paura che tutto questo possa finire. Cioè, ti può anche instaurare il pensiero, io voglio lasciare con quest'amore reciproco nei confronti dei napoletani. E avendo da fare altri cicli, probabilmente ci sarebbero anche momenti di qualche difficoltà, ma in passato è inciso in positivo, sicuramente. Dopo la notte di Madrid, una delle componenti per cui sono rimasto volentieri è stato l'amore di questa tifoseria nei miei confronti. Ha una scadenza, ci sono dalla fine del campionato all'opzione 11 giorni per prendere una decisione, mi sembra un tempo più che sufficiente. Io sono uno assolutamente inabile a pensare a altri, a prendere decisioni quando ho le partite, perché non riesco a concentrarmi su altre cose. E se per voi le prossime 2 partite sono partite inutili, io sono un pazzo scatenato, io ci tengo anche a quelle, cioè non ce la faccio a pensare se sono partite inutili. Quindi forse non verranno neanche a vederla. Non mi interessa, io voglio che questa squadra faccia 90 punti e lotterò in queste 2 settimane perché questa squadra si tolga la soddisfazione di andare oltre i 90 punti. Con la premessa, il presidente mi ha fatto vivere un'esperienza straordinaria, perché allenare la squadra per cui fai tifo da bambino penso sia successo a poche persone, quindi è un'esperienza straordinaria e quindi è una persona a cui sarò grato in eterno per questo. Io ho fatto tutte le scelte per il bene della squadra, per fare la miglior classifica possibile nella manifestazione a cui più tenevano i nostri tifosi, e l'ho fatta tutta in buona fede, quindi se il presidente poi è contento di queste scelte, meglio, se non è contento, mi dispiace e può sempre andare all'opzione. All'opzione, c'è un'opzione d'uscita anche lui, quindi. Cioè, poi se mi chiama io vado a parlarci tranquillamente, perché io non è che ci ho litigato.
A me mi è dispiaciuto molto più per Spalletti essere visto attaccato per le sostituzioni fatte all'Inter dal presidente di Napoli, senza conoscere Aurelio, senza essere abituato alle sue reazioni, ci può essere rimasto male. Io sono abituato. Te l'ho detto prima, se uno pensa solo a questo aspetto della vicenda, cioè qui vorrebbe rimanere a vita e se il presidente lo manda via fa un attentato, cioè, perché questo pubblico non lo trovi, no, non c'è niente da fare, cioè, questo popolo non lo ritrovi con queste caratteristiche. E quindi quello è un aspetto straordinario, però ci sono degli aspetti che bisogna pensarci, nel senso che se tutto questo finisce, il ricordo di Napoli, io voglio che sia il ricordo della vita, ma non lo so, vediamo l'evoluzione e vediamo se poi direttore, presidente avranno chiaro fra una decina, 15 giorni anche le evoluzioni sui giocatori, sui possibili giocatori che perderemo, se i giocatori hanno la clausola e che la società comincia a sapere che questa clausola sarà esercitata, che situazione può venire fuori, non lo so in questo momento. Amsic ha detto che devi restare però. Se no lo porterò via con me. No. No, non lo so, te l'ho detto, cioè, io posso parlarti di episodi di campo, perché noi siamo andati già alla partita di Firenze già con la morte nel cuore, a quinta abbiamo preso un'espulsione che ci ha fatto vedere una montagna per noi non scalabile in quel momento e abbiamo subito un contraccolpo ferocissimo che ci ha reso incapaci di giocare la partita. Era un rischio, c'era anche oggi sinceramente, perché le possibilità di perdere motivazione in questo momento erano feroci. La squadra oggi ha fatto due erroracci in fase difensiva, ma ha fatto una buona partita, ha fatto una partita di qualità, con palleggio, con personalità, quindi oggi la reazione della squadra mi è piaciuta, non mi è piaciuto il fatto di non vincere una partita così dominata, però l'aspetto mentale della squadra oggi mi è piaciuto. Poi non andiamo. No, ma la risposta quando perdi devi stare zitto. Se avessi vinto ti avrei detto due o tre cose.